Galas vuole che faccia ancora il respiro, perché che piace che faccia il respiro ampio per dimostrare che respiro. Ve lo faccio. Va bene, Galas, soddisfatto? Posso andare avanti? Ah, cari, se sapeste che individui che ho di fronte mi qua. Allora veniamo alla seconda massima che avevo elencato l'altro giorno, quando vi ho detto le massime che hanno servito, alle quali io mi sono ispirato. Conti spesso, moderar le voglie, spendere meno di quel che si raccoglie. Questo era il motto del mio amico avvocato Fracchetti. Allora, tutte le volte che il digma è in mente la spesa pubblica italiana, conti spesso, moderar le voglie, spender meno di quel che si raccoglie. Debito pubblico italiano continua ad aumentare. E ciò nonostante i statali vogliono l'aumento, tutti vogliono l'aumento e il debito pubblico continua ad aumentare. E tante volte mi domando: ma santo paradiso, se un bel giorno i ghedisesse agli italiani, ragazzi, qua bisogna pagare il debito pubblico. Ah, dico, sarei da ridere, perché bisognerebbe dividere quel debito per 60 milioni di italiani e ogni italiano dovrebbe sborsare dei soldi. Sì o no? Allora la mia domanda è: esiste il debito pubblico o è una fantasia? Perché se veramente un debito pubblico esiste e lo dobbiamo pagare, perché ho scoperto che solamente il 30% delle azioni, se così si chiamano, di questo debito pubblico, perché per poterlo pagare ci sono i cittadini che comprano i buoni del tesoro, così si chiamano, mi pare, vero? Compiono i buoni del tesoro. Il 30% è all'estero, il 70% è in Italia. Allora, se è vero che conti spesso moderare le voglie, spendere meno di quello che si raccoglie, noi non dovremmo più spendere. Perché o il debito pubblico qualcuno un giorno lo deve pagare, e se no il debito pubblico, ma sì, il debito pubblico non sta lì. Se questo debito pubblico uno l'avesse con la banca, diminuiamolo. Se il Galas, se il Parese, se il Tamanini, e che avesse da pagare mutuo alla banca, come finirebbe? Finirebbe che un giorno la banca ti dice: senti caro signore, o te paghi, io mi metto all'asta la casa. Qua invece il debito pubblico aumenta, tutti dicono che bisogna rimboccarsi le maniche, e qua non si rimbocca le maniche nessuno e il debito pubblico continua a crescere. Io, guardate, non sono un grande amministratore, non sono un grande politico, però me la devono spiegare un giorno o l'altro. Ah, viva Dio, me la spiegherà. Debito pubblico, debito pubblico, debito pubblico. Aveva ragione Pannella? Aveva ragione Pannella, che diceva che a un certo momento il debito pubblico si annulla e come non ci fosse, perché nella realtà, non lo so, io non riesco a collegare, perché o il debito pubblico è un debito che si deve pagare, o se no il debito pubblico, ma sì, il debito pubblico, come è, non so, la confraternita di un certo tipo, che è la confraternita del debito pubblico. Conti spesso, moderare le voglie, sono le nostre casalinghe, ragazzi, che quando è lo stipendio di 1.000 euro le fa il conto, e il gas dese, l'acqua dese, la legna dese, e il mangiare 20, e cosa, quanto resta? 50, 50 meno 40. Non le spende neppure di quello che raccogli dello stipendio, no? Loro non possono, a meno che non che sia il papà, la mamma che gli dà le sovvenzioni, eccetera. Ma se uno dovesse vivere, bisogna che faccia il conto, conti spesso, moderare le voglie. Il moderare le voglie non va bene. Perché se noi dovessimo moderare le voglie, va a remengo i supermercati, va a remengo tutto e ci sarebbe una recessione impressionante. E allora, cari, debito pubblico, per conto mio, il debito pubblico è così, una parola che ogni tanto viene adoperata per impaurirci, per intimorirci. Io credo che se gli adoperasse la testa e qualche volta anziché aumentare, avete visto adesso l'altro giorno 140 euro in più a meno so che, adesso i consiglieri possono prendere che. E allora ragazzi, che è il debito pubblico o non è il debito pubblico? Perché se c'è il debito pubblico, che 140 euro non si può dare via.
E neanche gli statali non possono presentarsi a chiedere un aumento dello stipendio. Questa è la mia opinione. Chiudo con un pensiero particolare al debito pubblico. Vi saluto.